Buon pomeriggio, buonasera a tutti, sono Luigi Onaraku se preferite e benvenuti a questo nuovo video su Dragon Ball Z Dokkan Battle. Inizio scusandomi sul perché una marea di video stanno ritardando. Naruto uscirà, se va bene, domani, però sarà un evento vecchio, l'evento di Tobiramo, ho avuto tempo di registrare solo quello praticamente, in solo, utilizzando non tutti i Mind ma la maggior parte, però mi sto pian pianino evolvendo, il prossimo obiettivo sarà Aku con full verde in solo, non solo con i miei PG perché è leggermente impossibile, però con dei PG che mi stanno consigliando nei gruppi. Il Naraku Point of View è indietro di una vita, ma dovrò cercare di recuperarlo. Idem Nioh doveva iniziare questa settimana, ma penso ancora di riuscire a farlo iniziare questa settimana. Io scusa, ma il tempo è terrificantemente tiranno. Sono le 11:36 e sto ancora registrando questo video, dovrò montarlo, caricarlo per domani, ovvero quando lo state vedendo. E inoltre c'è qualcun limit break che non mi vuole uscire. E vai! No, il giorno in cui vedete questo video probabilmente avrò fatto un paio di multi ancora e magari mi è uscito. Speriamo. Comunque, video di oggi tratta il team Resurrected Warrior. Team carino, team molto carino, molto 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 carino, che però, come vedremo, ha dei punti deboli abbastanza grossi. Ad oggi vi dico che è il più scarso dei Class Team oggi usciti, almeno nella sua versione non LR. Nella sua versione non LR purtroppo pecca un pochino su alcune cose, però è comunque un T1 accettabile. Non capisco perché molti lo reputino un team senza capo né coda, senza senso. Io ho trovato una build abbastanza stabile che gira. La versione non LR, quindi di questo team, parleremo della versione LR all'interno del video, è formata da doppio Golden Freezer Angel, Golden Freezer Tech, Kid Buu o Goku Super Saiyan 3. Van bene entrambi, probabilmente è meglio Goku, però non avendolo non l'ho potuto provare all'interno del team, quindi metterò la versione che sto provando io. Kid Buu, e come buffer abbiamo Al-Satan, Bardock e Mecha Cooler. Può sembrare che non giri, probabilmente in questo caso Goku Super Saiyan 3 fa girare abbastanza meglio mettendo lui in turnazione con Bardock, però, ripeto, Feliciano non ha trovato Golden Freezer, quindi non riesco a dirvelo. E parliamo del PG principale di questa versione, ovvero Golden Freezer Angel. È il PG che farà un pochino tutto, ve lo dico apertamente, questo PG farà tutto nel team. È il principale DPS o DPT, per citare Blasi, che me l'ha detto tipo 4 mesi fa di iniziare a usare DPT, non l'ho mai usato fino ad oggi e difficilmente lo sentirete in questo video di nuovo. Però, principale DPS del team, se non avete l'LR, ottimo tank, anche se necessita di Ability 1 in basso a destra per essere davvero carino come tank. Debuffer solo per i super, ma debuffer non è da sottovalutare questa cosa, un 15% non è affatto male. In una build consigliata 15 critico, 11 evasioni. Un buon PG, il PG continua a piacermi, lo reputo, guardando solamente i PG superiore a Gohan, fa più cose, le fa meglio. Gohan lo batte magari quando rifaremo la top di PG. Gohan probabilmente starà sopra di lui perché ad oggi Gohan si gioca in team migliori di quelli di Freeza. Gohan si gioca in Super STR e in Half-Blood, che sono entrambi team migliori di Resurrected e di Extreme Int, che però Golden da solo è riuscito a ribaltare totalmente l'Extreme Int, quindi aspettatevi anche i meta aggiornati di diversi team. Davvero un gran PG, vi darà delle soddisfazioni. E passiamo invece ai suoi migliori linker. Abbiamo quindi al secondo posto come PG, in questo caso Golden Freezer Tech. Perché Golden Freezer Tech? Perché Golden Freezer Tech gira bene anche non ad ability. A differenza degli altri Golden Freezer, lo reputo che giri davvero bene anche ad ability. 0, ability 1, ability 3, non ha bisogno di ability davvero alta. Fa danno, abbastanza carino, niente di eccezionale, ma fa danno, ha un 70% di riduzione dei danni, anche se dovete avere gli HP alti, ma non dovrebbe essere un problema.
e può dare abbastanza link a Freezer, non quanti Golden Int o Angel Freezer AGL, però è davvero buono. Ben consigliata la 20 critico. Sostituti in questa posizione abbiamo i due Golden Freezer AGL e Int. L'AGL non lo consiglio assolutamente, l'Int lo consiglio se lo avete SA e ability maggiore del tech. Lo reputo ancora un PG migliore ad ability davvero alta. Oppure, se ti è messi molto male, va bene anche Angel Freezer AGL. Non ho messo Golden Freezer STR Free to Play perché non mi piace assolutamente. Altro PG che potete mettere in questo spazio è il sempreverde, anche se rosso, Broly LR, che in questo team fa davvero la sua porca figura. Infatti, è roba abbastanza carina, abbastanza carina. Fa tanti danni, tanti. Abbiamo poi la seconda rotazione principale del team, come vedremo più avanti. Il principale DPS che io ho inserito in questa rotazione, essendo la versione non LR, è Kid Buu Int. Kid Buu Int, PG che comunque ha guadagnato un pochino dell'uscita di Freezer, sia nel suo team che fuori. È un PG che continua ad avere un impellente bisogno di buffer, ma pesantissimo, ma che adesso può avere un suo buffer personale, seppur solo più 2 key. Vero problema è un buffer solo più 2 key, avrà bisogno di 4 key per lanciare la special, ma adesso è fattibile. E permette molte cose, ha un attacco davvero alto, ottimi link per riuscire a far danni alti e vi ricarica di un buon 25-30.000 di HP. Senza troppi problemi ogni special che lancia, quindi non è affatto male. Build consigliata, e per quasi l'unica volta vedrete build simili sul canale, la 15 critico 6 additional 5 evasione che sto provando sul mio e che mi dà soddisfazioni abbastanza alte, calcolando che lui non serve evada. Cioè può anche beccarsi i danni, vi ricaricate di quei danni, escluse le special, ma le farete tankare ad altri PG. In questa posizione naturalmente ci sono varie versioni. Potete giocare la versione LR, quindi mettere uno dei due Broly tra l'UR o l'LR. Potete giocare Magetta LR, che in questo team finalmente ottiene una motivazione di esistere. Oppure andare di una versione non LR con Goku Super Saiyan 3 e Bardock in turnazione, al posto di quella che vedremo. Probabilmente Goku risulta più stabile di Kid Buu sul lancio della special, ma sul fatto dei danni ho dubbi che possa essere salvo botte di culo. Troppo ingente. Se riuscite a beccarvi tante Orb Rainbow farà più danni di Kid Buu, altrimenti temo che possa rimanere abbastanza sotto. Però anche Goku Super Saiyan 3 è dalla merda inutile, senza senso, senza motivazione di esistere, che era una volta, è diventato un PG quantomeno accettabile e che ha senso di essere chiamato PG. Non God Leader, non Neo God Leader, non chiamerò mai Goku Super Saiyan 3 Neo God Leader, ad oggi però PG sì. E in questo caso quindi il partner che metteremo a Kid Buu è il grande mago piccolo Tech. Potreste mettere anche Match Cooler volendo, però vorrei evitare turnazione doppio Int, non si sa mai contro cosa andate. Grande mago piccolo Tech, poco da dire, un buon buffer sull'extreme. Quindi è molto limitante se giocate anche il nostro caro Goku Super Saiyan 3. Build 11 critico, 15 evasione, non deve beccarsi danni, ne subisce tanti, troppi. Ed è free to play, quindi lo potete portare ad ability S alta abbastanza facilmente. Un gran PG per un piccolo 9. Questa era bruttissima, merito la morte. Secondo buffer, nonché unico buffer della versione full LR, se non erro. A mente mi sembra sì, unico buffer della versione full LR e buffer principale nella versione Broly Magetta, oppure se volete giocare con Super Saiyan 3 e Bardock Super Saiyan fisico. Solo Aturo tiene un piccolo buff all'attacco e alla difesa dei vostri alleati e ha come bonus il fatto che è un sealer. Build 15 critico, no 20 critico, no 15 critico 11 additional, avevo detto bene. Carino, buono, dovrò portarlo a tour appena avrò un secondo di pace. Penso una volta che avrò finito le medaglie del Force che troverò Goku Limit Break. Forse. Comunque, PG che sta ottenendo abbastanza interesse. Non pensate a giocarlo nel team di Goku per piacere, perché ho visto il video là in cui lo giocano. No, no, no. Ultimo PG del team è Mecha Cooler.
Dico sempre Mecha Freezer. Io spero ancora in un Mecha Freezer Big Gate Star con le sia farmabili all'interno dell'evento stesso di Cooler per rendere un PG leggermente superiore a questo. Non è male Mecha Cooler, davvero buono, ma non ha un granché di link da spartire con Golden Angel, dato che Golden Angel già starà a linkare con Golden Freezer. Rimane comunque un buon buffer che riesce a fare quello che vuole, build 20 evasione, tranquillo e veloce in dolore. Anche lui, come i PG, come il grande mago piccolo, è sostituibile con qualsiasi LR o Goku Super Saiyan 3, per una versione più bassa del team. Quali saranno quindi le turnazioni consigliate? Io consiglio una turnazione burst. Quindi turnazione principale, golden, golden, golden. Una turnazione dorata, che il car... Vabbè, l'ho già fatta la battuta su Giovanna, non avrebbe senso rifarla. Comunque, una turnazione dorata che vi permetterà di massimizzare il danno e avere anche ottimi tank e debuffer in turno. Meno 30% al futuro 50 stamina Jiren, che io continuo a dire che sarà fisico, ma a sto punto un piccolo dubbio sia GL. Goku Limit io l'avrei visto molto meglio a GL che Int, anche per rendere leggermente meno barato il Team Int. Però vabbè, sapete, Super Int, Tier 0, ancora con i class, con più doppio più 120%, che in realtà sarà un 120-150, ma anche quello ne parleremo. È abbastanza carino. Comunque, turnazione così, un golden in rotazione, un golden fuori. La seconda turnazione in base a quale Neogod volete giocare? Kid Buu, Grande Mago Piccolo o Bardock Goku Super Saiyan 3? Nessun problema. Mecha Cooler sempre fuori dalla turnazione a fare quello che riesce. Come cambiano le rotazioni nel caso di team con LR? Allora, non vi sto a dire tutte le possibili rotazioni. Di base si dovrebbero avere i due Broly assieme con i golden che sono nell'altra turnazione, quindi togliete Kid Buu Mago Piccolo e mettete i due Broly, togliete Kid Buu Mago Piccolo e mettete Magetta Goku Super Saiyan 3, togliete Kid Buu e il Grande Mago Piccolo, Broly LR Bardock, quella che utilizzo io ad esempio, oppure togliete tutte le turnazioni, nel caso abbiate tutto, e fate turnazione principale Broly LR, Broly Tour, seconda turnazione, Magetta Goku Super Saiyan 3, con come Fluter Golden Angel, Golden Angel e Bardock fisico. Golden lo iniziate a utilizzare unicamente come debuffer e come tank, che funziona comunque, ma non è tutto questo granché che può sembrare purtroppo. Il team, vi ripeto, è giocabile, ma adesso parlando delle sue statistiche, vedremo che ha diversi difetti. Infatti, per quanto il team mi possa piacere tutto, bisogna essere obiettivi. Questo non è un team all'altezza dei precedenti Class Team. Ok, è un team che comunque riesce, non è come molti ho sentito descriverlo, una merda totale, un qualcosa senza senso, senza logico, PG messi a caso. No, non esageriamo. È un team che rimane nel suo buon T1, nella versione senza nessun LR. Può essere più che giocabile. Può essere più che giocabile in determinate situazioni, cioè tutte, fa qualsiasi evento, non avrete problemi. Ha una turnazione burst gigantesca. Possono essere giocate addirittura due turnazioni buone, Golden Angel, Golden Angel, Mecha Cooler, non è un problema. Avete modo di giocarvelo bene. È un team che funziona, ma non è alla testa degli altri. Ha un attacco davvero alto, una difesa che nonostante sia più 100 stam per cento, io metto 8, perché avete poche HP, si sentono i pochi HP a volte. Un ottimo supporto, avete debuffer, buffer, sealer, volendo avreste anche degli stunner da giocare. Davvero, potete giocare quello che volete. La versione con LR naturalmente è decisamente migliore, Tier 0, la reputo superiore facilmente all'Omega, allo Shadow Dragon, la versione full LR, inferiore sia a Metamor che ad Half-Blood. Quindi per voi del Global è un team a cui mirare? Ni, di sicuro questo team sarà molto interessante a provare a torneo, molto interessante. Golden Freezer leader, Broly LR amico, sarà un qualcosa che proverò senza dubbio. È un tank DPS Golden Freezer, aumenta di tanto le stats di Bardock
Broly, anche se non aumenta di troppo gli HP. Vorrò capire se sarà meglio andare di solito doppio Broly oppure se può essere un'ottima idea mettere Golden. Il team non è il massimo, però fidatevi, vi divertirà. E detto questo, noi ci vediamo domani, e per domani intendo mercoledì, perché questo video dovrebbe essere uscito martedì, ditemi che è uscito martedì, vi prego. Domani spero di riuscire a farci il video di Naruto, lo spero con tutto il cuore, per non ritardare troppo, la S di Tobirama. Magari riuscirò a far uscire anche un video riguardante Narc Point of View. E infine, non so quale video di Dokkan uscirà. Non ne sono totalmente ancora certo. Potrei far uscire un altro team building oppure una run, così se proprio non ho tempo per mostrare un video. Noi ci vediamo quindi domani. Buona serata e alla prossima.